Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Oggi la puntata sarà un po' diversa dal solito. Non sarà una recensione, né un pippone sulle mie cotte immaginarie, bensì una puntata legata all'attualità, alle cose che contano, una puntata impegnata. No, non passate a un altro video, per piacere, restate qua! Ma mi vedete? Secondo voi potrei davvero fare una puntata impegnata? Ecco, state al gioco, facciamo finta tutti quanti insieme, ok? Ok. Dicevamo, oggi si parla di politica! Sapete già chi votare? No? Siete indecisi, vero? Beh, ormai Giulia Cosmopolitan si è votata al servizio pubblico, quindi facciamo assieme un recap dei partiti e dei leader in corsa. Per il partito Beoti al potere, ecco Rick Grimes, il candidato perfetto se siete stufi dei leader veri, vi piacciono i piani mal congegnati e non ci tenete poi così tanto alla vostra sopravvivenza. Per il partito Divinità Yea, Umanità Meh, Loki, il dio giusto se nella top 10 delle vostre priorità la libertà viene dopo la pasta al pomodoro. Abbiamo poi il comico per Fate una risata. L'unico partito che fa delle spillette non uno strumento di propaganda, ma il suo vero obiettivo di governo. Cersei Lannister per Family First, e non c'è altro da aggiungere. E Sauron per il partito dei Brillocchi, che promette più anelli e occhi di Sauron per tutti. In questo periodo turbolento torna il partito dell'amore. E chi è il candidato premier? Biancaneve? Nah. Lamu? No! Jessica Rabbit? No! Darth Vader! Perché sì, il partito dell'amore, ma per l'ordine nero e le cose scintillanti. Infine, se avete cuore le minoranze, ma solo le minoranze, votate Magneto. Se siete per la legalizzazione delle droghe, c'è allora Pollon. O se volete soltanto che il vostro sia un voto di rottura, scegliete lui. Ok, visto che ormai ho sfociato nella fantapolitica, non mi resta che fare la mia squadra di governo. Ministro dei beni culturali, il maggiore Armstrong. Per l'istruzione, Mary Poppins. Ministro della difesa, chi se non Dwayne Johnson? Agli interni, Ser Davos. Agli esteri, Spock, un uomo di mondi. Alla giustizia, The Punisher. E come presidente del consiglio, rullo di tamburi, Batman! A seconda dei giorni, uno dei corgi della regina Elisabetta. Chi votereste? Ditemelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, dovete fare tre cose: mettere mi piace, iscrivervi al canale di Cosmopolinerd e costringere con la forza o con abili trucchi mentali i vostri amici a fare lo stesso. Altrimenti vi spedisco uno dei veri candidati premier a casa.